3.500 mi piace su questo video se volete che questa nuova serie continui. Ma ragazzi, per quest'anno la serie A realistica, serie A realistica 2021-2022, non quella retro, abbiamo deciso di farla su FIFA 22, proprio perché la serie A 2000-2001 la stiamo portando su PES. Quindi vi chiediamo per il secondo episodio almeno 3.500 mi piace. Ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Ci abbiamo anche un primo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio. Come sempre trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Subito. Mamma mia. Puoi dire rapidamente in cosa consiste la Serie A realistica? Tanto per cominciare abbiamo scelto una squadra. Ovviamente, la nostra AS Roma. A questo giro la Roma toccherà a lui. Abbiamo deciso così, se la prende lui. De contro però devo giocare pure io. Chi mi vado a prendere? Il Torino. E sarà così per tutta tutte le la partite. Stagione. Affrontiamo la stagione della Roma e ogni volta uno dei due se prende l'avversario. E scopriremo a fine anno chi vincerà lo scudetto e tutto il resto. Di conseguenza prendi il controllo, ecco, perché possiamo andare. Andiamo a fare gestione squadra, però fammi andare. Dai, ci vediamo tra poco. Vai. Perfetto ragazzi, ci siamo. Il buon Fabio ha fatto la sua formazione, ci io sono. Ho fatto la mia. E quindi andiamo. Direi che si può cominciare. Dai che si comincia. Dai, e adesso sono dietro. Proprio curioso, guarda. Guarda, fate leggermente più di là perché, ok, non ti do fastidio? Non ero centrato. Ecco, guarda, sistemo la cam. Benissimo. E dimmi che cosa ne pensi di questo monitor, perché rende tantissimo. Rende molto. E non molto. Dende, perché dende è un'altra cosa. No, i reghezzini, le nonne, le zie, mantengo per saltare. Ragazzi, comincia questa stagione di Serie A. Vai. Io inizio con la Roma, ovviamente, ragazzi, poi... Ecco, la batteria Fabio se sta scaricando, se te si scarica tanto poi... Tanto per cambiare. E, dicevo, alla prossima, ovviamente, il prossimo incontro di campionato, ragazzi miei, è ovvio che la Roma non la prenderò io, me la prenderà il buon Fabio. Il tiragino di Gnegrini! Gnegrini? Certo. Te si sbagliato, te stava a purgare! Non la volevo fare così corta. Tarangi, mo te purgio. Chiusura cristallina e dinamica. E facciamo con... Ah no, è Mkhitaryan. Allora, vai di capoccia! Mannaggia la miseria! Oh! Mamma, per quanto non ti ho preso! Oh! Angolo! Ok, ci vengo! Angolo! Vai! Bello il pallone, bellissimo! Mamma mia ragazzi, a momenti me pu... È Ronaldo! Perotti. Che hai soffiato? Non so se era una zanzara o un moschino. Lollo! Ci prova il gallo! Ci ho messo le mani ragazzi! Le mani? Le mani. Put your hands up in the area! On the board. Oh, ma come batti? Figo. Ma come cavolo batti? Bellissimo. Mamma mia, ragazzi. Tammi! Ah, ci ha messa la pezza. Aspetta che... No! No! Annaggia la miseria, senza... Senza dal coso. Manna Rossi. Bella la palla a mezzo per... Gallo Belotti, mamma mia, il contropiede. Ma quant'è difficile trovare spazi! Ma manco mia, No. Fine primo tempo. Lottata. Posso definirmi soddisfatto per il momento per lo 0-0, dai. Te credo, e nonne che sì, vediamo un po'. Gli altri campi. Ah, risultati altri campi e... Okay. Ah, andiamo avanti. Vai, no, avanti. Allora, è Nico. Troppo corto il cross. Che miseria. Oh. No, non così. Il tiro! E ci parata! Ci mette le mano. De SMS. No, quello è il fratello, scusa. Vai che boccia, mannaggia, come l'ho costruita! 62. T'ho mandato a squacquerelli. Ancora 0-0. Io mo... Comincio a ragionare. Il Pellegrini devo prova la porta. Devo cominciare a sragionare.
Guarda. Guarda che non lo sa manco lui, non lo sa. Fuori gioco. No, c'è la miseria, ragazzi. Non mi fai incazzare, Nico, per favore, eh. Dammi! Bella la parata di Vangia. Dove vai a vuoto? Ci ho provato. Forse è mia. No, è tua, non l'ho toccata. Cambi? Sì, fammi qualche cambio, va. Allora, ci vede pure la carta Zazza. Sta di rondella dei gambi. No. Girandola dei gambi. Vai, esci. C'ha la misera, fuori gioco comunque. E proprio mo se te la apri. C'ha la miseria, pensavo che eri seria. Proprio mo se te la apri tutto, ma che ne so io. Te apro in due come una mela, c'è presente? Oh, ma perché si diretti scaccolosi? Oh! Ma tutte ste caccole mi stanno arrivando! Che fatica, oh! Zitto, va! Hai retto, eh? Stavo a fare affare. Hai retto, ti mancava pochissimo, eh? Stavo a fare. Stai in affanno, eh? Guarda, sta bestemmiando. Ma ragazzi miei, stavo a fare una fatica che tu. Palla filtrante, mamma mia, ci hai pure messo il piede. Sono stato rapidissimo. Te immagini, sta a fare una fatica. Guarda, hai provato ad anticipare, ma ragazzi. 1-0 per la Roma. E Tammy esulta. Mamma mia, ci mette una pezza. Vangia male, mica tanto. Infatti male, ha detto male. Visto Mancini. E vince la Roma, vince la prima di campionato. Ma che sofferenza! Ci ho provato fino all'ultimo, perlomeno. Sofferenza pazzesca. No, 62% di possesso, 17 tiri. La sofferenza è stata la mia. Ho sofferto tantissimo. Dopo 6 gol. Io dovrei perlomeno. No, ma per me è stata la sofferenza tutta la partita. Non ce l'avrei mai fatta. Leggi. Empoli Napoli 1-1 Genoa 0-0, ho visto solo, mi sembrava controllato. Andiamo a vedere la situazione. Ah, due gol Libra, due gol Ciao Pedro. Due gol Simeone, hai capito? Un gol Ribéry. Questi sono i gol. Mizzica, andiamo a vedere. Leggi la classifica. No, io voglio vedere la classifica. Allora, ci abbiamo la Cagliari. Aspetta però, questi hanno già giocato la seconda. Due partite, vero? Vabbè, allora, leggi. Cagliari, dopo due partite, c'ha 6 punti. Genoa 4 punti, come la Samp. E sono le uniche, a parte il Verona, che sta più sotto. Poi Milan a 3, Juventus a 3, Inter a 3, Roma, noi a 3. Verona a 3. Verona a 3 punti con due partite. Empoli, Fiorentina, Lazio, Sassuolo, Atalanta a 1. E poi ritornano Spezia, Napoli e Venezia con due partite giocate, un punto. Salernitana, Torino, Udinese 0 punti. Chiude ultima il Bologna con due partite, due sconfitte, 0 punti. Detto questo, ragazzi miei, la prossima è Fiorentina-Roma. Quindi la Roma tocca a te, la Fiorentina tocca a me. Vi chiediamo almeno 3500 mi piace su questo video per il secondo episodio. Commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali. Continuo consigliati, alla prossima con un nuovo video. Ciao ciao, raga.